Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato da figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tu che sei l'amore, tu che sei il perdono, tu che sei la gioia, Padre, tu che sei mio Padre, tu che sei la vita vera, Padre, 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 tu sei la mia volontà. Dal Libro di Cielo, volume 11, capitolo 53, 9 maggio 1913. Mentre pregavo stavo pensando a quel punto quando Gesù si licenziò dalla Madre Santissima per andare a soffrire la sua passione. E dicevo tra me, com'è possibile che Gesù si potesse separare dalla cara mamma e lei da Gesù? E il benedetto Gesù mi ha detto, figlia mia, certo che non ci poteva essere separazione tra me e la mia dolce mamma. La separazione fu solo apparentemente. Io e lei eravamo fusi insieme ed era tale e tanta la fusione che io restai con lei e lei venne con me. Sicché si può dire che ci fu una specie di bilocazione. Ciò succede anche alle anime quando sono veramente unite con me. Se pregando fanno entrare nelle loro anime come vita la preghiera. Succede una specie di fusione e di bilocazione. Io dovunque mi trovo porto loro con me ed io resto con loro. Figlia mia, tu non puoi comprendere bene ciò che fu la mia diletta mamma per me. Io venendo in terra non ci potevo stare senza cielo ed il mio cielo fu la mia mamma. Tra me e lei ci passava tale elettricità che neppure un pensiero sfuggiva che non l'attingesse dalla mia mente. E questo attingere da me la parola, la volontà, il desiderio, l'azione, il passo, insomma tutto, formava in questo cielo il sole, le stelle, la luna e tutti i godimenti possibili che può darmi la creatura e può essa stessa godere. Oh, come mi deliziavo in questo cielo, come mi sentivo rinfrancato e rifatto di tutto. Anche i baci che mi dava la mia mamma mi racchiudevano il bacio di tutta l'umanità e mi restituiva il bacio di tutte le creature. Dovunque me la sentivo la mia dolce mamma, me la sentivo nel respiro, e se era affannoso me lo sollevava, me lo sentivo nel cuore, se era amareggiato me lo raddolciva nel passo, e se era stanco mi dava lena e riposo. E chi può dirti come me la sentivo nella passione? Ad ogni flagello, ad ogni spina, ad ogni piaga, ad ogni goccia del mio sangue, dovunque me la sentivo e mi facevo l'ufficio di mia vera madre. Ah, se le anime mi corrispondessero, se tutto attingessero da me, quanti cieli e quante madri avrei sulla terra.
Capitolo 54, 21 maggio 1913. Trovandomi nel solito mio stato, il mio sempre amabile Gesù mi ha detto: figlia mia, io voglio la vera consumazione in te, non fantastica, ma vera, ma in modo semplice ed attuale. Supponi che ti venisse un pensiero che non è per me, tu devi distruggerlo e sostituire il divino. E così avrei fatto la consumazione del pensiero umano ed avrei acquistato la vita del pensiero divino. Così se l'occhio vuol guardare cosa che mi dispiace o che non si riferisce a me e l'anima si mortifica, ha consumato l'occhio umano e ha acquistato l'occhio della vita divina. E così per il resto del tuo essere. Oh, come queste novelle vite divine me le sento scorrere in me e prendono parte a tutto il mio operare. Le amo tanto queste vite che per amore loro cedo a tutto. Le prime sono queste anime innanzi a me e se le benedico attraverso di loro vengono benedetti gli altri. Sono le prime beneficiate, amate, e per mezzo loro vengono beneficiati ed amati gli altri. Capitolo 55, 12 giugno 1913. Mentre stavo unendo la mia mente a quella di Gesù, gli occhi miei a quelli di Gesù e così di tutto il resto, intendendo di fare ciò che faceva Gesù con la sua mente, coi suoi occhi, con la sua bocca, col suo cuore e così di tutto, e siccome pareva che la mente di Gesù, gli occhi, eccetera, si diffondevano a bene di tutti, così pareva che anch'io mi diffondevo a bene di tutti, unendomi e immedesimandomi con Gesù. Ora pensavo tra me, che meditazione è questa? Che preghiera? Ah, non sono più buono a nulla, non so neppure riflettere nulla. Ma mentre ciò pensavo, il mio sempre amabile Gesù mi ha detto: figlia mia, come ti affliggi di questo? Invece di affliggerti dovresti rallegrarti, perché quando tu meditavi e tante belle riflessioni sorgevano nella tua mente, tu non facevi altro che prendere di me parte delle mie qualità e delle mie virtù. Ora, essendoti rimasto solo di poterti unire e di medesimarti a me, mi prendi tutto, e non essendo buono a nulla, con me sei buono a tutto. Perché come con me vuoi il bene di tutti, e solo il desiderare, il volere il bene, produce nell'anima una fortezza che la fa crescere e la stabilisce nella vita divina. Poi, con unirsi con me ed immedesimarsi con me, l'anima si unisce con la mia mente, così tante vite di pensieri santi produce nelle menti delle creature. Come si unisce con i miei occhi, così produce nelle creature tante vite di sguardi santi. Così, se si unisce con la mia bocca, darà vita alle parole. Se si unisce al mio cuore, ai miei desideri, alle mie mani, ai miei passi, ad ogni palpito, darà una vita, vita ai desideri, alle azioni, ai passi, ma vite sante, perché contenendo in me la potenza creatrice, insieme con me crea l'anima e fa ciò che faccio io. Ora, questa unione con me, parte per parte, mente per mente, cuore per cuore, produce in te, in grado più alto, la vita della mia volontà e del mio amore. Ed in questa volontà viene formato il Padre, nell'amore e lo Spirito Santo, e dall'operato, dalle parole, dalle opere, dai pensieri, e da tutto il resto che può uscire da questa volontà e da questo amore, viene formato il Figlio, ed ecco la Trinità nelle anime. Sicché se dobbiamo operare, è indifferente operare nella Trinità in cielo o nella Trinità delle anime in terra. Ecco perciò vado togliendo di tutto il resto, sebbene siano cose buone e sante, per poterti dare il più buono e il più santo, quale sono io stesso, e di poter fare di te un altro me stesso, quanto a creatura è possibile. Credo che non ti lamenterai più, non è vero? Ed io: ah, Gesù, Gesù, io mi sento invece che mi sono fatta cattiva. Cattiva. Ed il maggior male è che non so trovare questa mia cattiveria, perché almeno farei quanto posso a toglierla. E Gesù: basta, basta. Tu vuoi inoltrarti troppo nel pensiero di te stessa. Pensa a me ed io penserò anche alla tua cattiveria. Hai capito? Bene, oggi questi scritti ci portano al cuore del messaggio fondamentale del libro di Cielo, che è appunto la vita di perfetta unione, meglio ancora, utilizzando un termine noto, di fusione con Gesù. E gli scritti ci presentano, uno, l'emblema, diciamo il modello unico, irraggiungibile e irripetibile di questa vita di fusione, che era appunto quella che c'era tra Gesù e Maria. Ci spiegano in che cosa consiste. Consiste nell'essere appunto fusi insieme, una cosa sola. Ci dicono come si arriva a questa fusione. E questo è un processo duplice. Da un lato, imparare ad operare nella divina volontà, a pregare nella divina volontà, come faceva Luisa, pur sembrandole che fosse qualche cosa di meno rispetto a quando meditava, no? Quindi
unire la mente a quella di Gesù, unire gli occhi a quelli di Gesù, eccetera, la bocca al suo cuore, la bocca e il cuore al suo, eccetera. E questo è un aspetto, e è un aspetto che riguarda un esercizio interiore, quindi una forma di pregare. Poi però ce n'è un altro, che non è solo un esercizio interiore, o meglio una forma di preghiera, ma è un esercizio ascetico. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, non ci sono neanche in questo mondo scorciatoie e automatismi, ecco, che rendono tutto, come dire, facile in un batter d'occhio in 448. La consumazione di cui parla Gesù è un processo che richiede la nostra cooperazione, il nostro impegno e anche il nostro operare, anche se si tratta principalmente, ma non solo, di esercizi interiori, no? Perché, ecco, distruggere un pensiero e sostituirne con uno divino è un processo interiore. Un po' meno interiore è quando guardo qualcosa che non si può, e lo sacrifico, lo immolo subito alla divina volontà e mi metto a guardare altro che è gradito al Signore. Questo lo spiega nel secondo paragrafo. Ma gli effetti che questa fusione produce, come Gesù spiega, sono straordinari. Perché nell'anima, dice Gesù, produce una fortezza che la fa crescere e la stabilisce nella vita divina. Questa forma di preghiera e queste forme di operazione. E però produce anche effetti assolutamente santificanti e straordinari in tutte le anime. Gesù lo dice, no? Con l'unirsi e medesimarsi con me, l'anima si unisce con la mia mente e così tante vite di pensieri santi produce nelle menti delle creature. E poi c'è un altro aspetto ancora. Quello che produce in Gesù, perché questo produce. In Gesù, l'esperienza, possiamo dire così, perché questa l'ha vissuta in maniera irripetibile con la Madonna, ma Gesù vorrebbe viverne molte altre. Cioè, l'esperienza per Gesù è di avere in noi il suo cielo sulla terra, il suo paradiso sulla terra. Se le anime mi corrispondessero e tutto attingessero da me, quanti cieli e quante madri avrei sulla terra? Qui si sente un eco, no? Del Vangelo. Chiunque fa la volontà di Dio, tema ovviamente attinente con quello che stiamo meditando, è per me fratello, sorella e madre. Cioè, esercita tra gli altri una forma di amore materno nei confronti di Gesù, tale da, abbiamo sentito dire, no? Mi accompagnava ad ogni flagello, ad ogni spina, ad ogni piaga e dovunque me la sentivo e mi faceva l'ufficio di madre. Me la sentivo nel respiro, me la sentivo nel passo se era stanco e mi dava lì nel riposo. Queste cose certamente come le ha fatte la Madonna non riusciremo a rifarle, ma in maniera analogicamente simile certamente sì, altrimenti Gesù non avrebbe detto questa cosa. Se le anime mi corrispondessero e se tutto attingessero da me, quanti cieli e quanti madri avrei sulla terra. Diciamo che c'è anche un ultimo effetto di questa cosa, che quello che diciamo ultimo in ordine, come dire, di presentazione, ma non proprio ultimo, nell'ordine della considerazione, è che se Gesù trova il cielo sulla terra, noi troviamo insomma, il paradiso terrestre, insomma, troviamo la compagnia di Gesù in questo mondo, quindi troviamo la felicità incipiente in questa vita. Questo è un punto che a mio avviso dovrebbe essere sempre più e sempre meglio meditato e soprattutto dovrebbe essere oggetto di una grande domanda. Ci credo o non ci credo? Cioè, esiste il paradiso sulla terra o so tutte chiacchiere? O sono pie illusioni? Credo che se giungerò a questa vera consumazione, a questa fusione, io troverò il paradiso sulla terra? Punto interrogativo. Perché torniamo insomma a un tema tipico e per certi aspetti ineluttabile di
di questi scritti della serva di Dio, no? Luisa Piccarreta. Cioè, ci sono delle promesse e ci sono, e c'è un percorso da compiere per giungere a questa terra promessa. Insomma, sembra un pochino come il libro dell'Esodo, no? Dice: guarda, io ti porto in una terra dove scorre latte e miele. D'accordo, c'è da passare per il deserto, c'è da passare per, devi vincere alcune battaglie, ma arriverai alla terra promessa dove scorre latte e miele. D'accordo? Chissà se qualche interprete della Divina Volontà ci ha fatto qualche accostamento, perché insomma è un accostamento che potrebbe essere neanche troppo ardito, no? Questa terra promessa dove scorre latte e miele, dove gli ebrei sono arrivati quando erano sulla terra, insomma, no? Certamente è un'immagine terrena, quella era comunque, come dire, una cosa molto molto terrena, però è una terra dove scorre latte e miele. Sappiamo insomma quanto hanno dovuto tribolare gli ebrei per arrivare lì, ma alla fine poi ci sono arrivati. E ecco perché, cioè, anche quando vengono chieste alcune cose, no? Cioè, consumare ogni pensiero in Gesù, se mi viene un pensiero che percepisco chiaramente, perché noi non sempre ce ne rendiamo conto, che è un pensiero balordo, quindi che a Gesù non può piacere, dico no, fermi. Pensiamo ad altro, lascia aperte. Facciamo un bell'atto d'amore a Gesù, oppure facciamo un bell'atto d'amore a Maria, facciamo un atto di fusione e pensiamo ad altro. Ci credo, che se faccio questo, mi si distrugge l'umano, nasce il divino, e queste novelle vite divine Gesù se le sente scorrere in lui e prende parte. E prendono parte al suo operare. E questo provoca un tale amore di Gesù verso queste anime che per amore loro cedo a tutte. E se le benedico, attraverso di loro vengono benedetti gli altri. Questo c'è scritto nel secondo capitoletto che abbiamo letto, 54, 21 maggio 1913. Quindi occorre sempre dinanzi a tutto questo farsi la grande domanda, cioè quando per esempio si medita, l'abbiamo fatto tante volte, no? Cioè alcuni requisiti che sono richiesti per, cioè alcuni requisiti sono abbastanza seri, sono abbastanza importanti, insomma, no? Perché per esempio pensiamo alle operazioni, tutti quanti i tagli affettivi ed effettivi che si devono operare, perché se no Gesù con la sua vita non ci entra dentro di noi. Allora, bisogna vedere se uno si accontenta del piatto di lenticchie, d'accordo, come Esaù, e quindi preferisce le cose piccole di questa terra, o se vuole il top, se vuole la primogenitura, come Giacobbe, devo usare sempre una simbologia biblica. Tra l'altro, quella di Giacobbe e Esaù, ripresa anche da San Luigi Maria Monfort per descrivere la vera devozione alla Madonna, proprio attraverso l'immagine, la misteriosa ma vincente immagine biblica di Giacobbe, no? Perché qui certamente si tratta di tutto quanto un mondo da aprire, da attivare, la rinuncia alla nostra volontà, quindi che tra l'altro si campa molto meglio, però dinanzi agli eventi, dinanzi alle situazioni, quindi l'essere, come dire, resettati continuamente dalla divina volontà, i piccoli inconvenienti della quotidianità, gli incidenti, le prove, le sofferenze, le vicissitudini, la rinuncia per esempio a reagire al male col male, non soltanto nelle cose grosse, la rinuncia alle ripicche, la rinuncia ai rancori, cioè tutta quella serie di cose che poi si imparano, no? Perché vivere nella Divina Volontà, io lo descrivo sempre, è un mare, è un mondo. C'è un sacco di gente, adesso forse questo non c'entra tanto con uno stile meditativo, che mi contatta e mi dice: io voglio, dimmi come devo fare a vivere nella Divina Volontà. Non te lo posso dire in una battuta, non c'è una ricetta magica, no? Io ti dico: senti, meditazione e catechesi. Cioè, è chiaro che ci sono dei punti cardine, ma devi aprire un mondo, devi cominciare ad aprire una serie di serrature. Piano piano le conosci e piano piano le apri. Sono tante, ecco, sono dimensioni, no?
senza fretta, senza precipitazione, senza... L'importante è che la cosa fondamentale è che ci sia una volontà ferma, la decisione e la formazione continua. Gesù le chiama, ecco, acquisire le conoscenze. Questo si fa attraverso la lettura, attraverso l'ascolto, certamente, di catechesi e di interventi di chi è più esperto in questo mondo di noi, e la meditazione personale, la meditazione guidata, non fa niente. Ecco. E poi, ovviamente, come tutte le cose, la messa in pratica. Quindi io devo cominciare a vivere in un certo modo. E questo dipende da me. A rinunciare a vedere le cose in maniera umana, ad agire in maniera umana, a pensare alla umana, a operare alla umana. Ecco, come dice Gesù anche nel Vangelo, ragionano gli uomini così. Quando rimprovera Pietro, no? E se uno continua a dire, ma io però sono umano, va bene, però, cioè nessuno, cioè che tu sei umano lo sappiamo, insomma, no? Ci sei, abbiamo, come dire, il nostro statuto ontologico, noi siamo membri della razza umana, quindi non è che siamo angeli oppure Dio per natura, oppure, che ne so, animali o piante, siamo esseri umani. Il punto è che siamo esseri umani capaci di Dio, dicevano già i padri della Chiesa. L'uomo è capax Dei, quindi umano, ma per vocazione divino, cioè chiamato ovviamente per partecipazione e per grazia a vivere la stessa vita di Dio già da questo mondo. Questo è già dottrina classica della Chiesa, no? San Paolo scrive nel Nuovo Testamento e le lettere apostoliche: siamo siete chiamati per vocazione a divenire partecipi della natura divina. Questa è cosa già nota nella Chiesa. Ecco perché io personalmente sono sempre della linea, proprio convintissimo, che l'operazione che Gesù ha fatto attraverso Luisa è un'operazione di spiegazione, quindi di, come dire, di centellinazione, di approfondimento, se vogliamo, ma di esegesi di ciò che già, che non solo che già c'è nella Chiesa, ma fa parte del suo patrimonio stesso genetico, si può dire in questo modo qui, perché questa è la vita dei figli di Dio. Appunto, siamo chiamati figli di Dio per adozione dopo il battesimo, non figli di Dio così tanto per dire, figli di Dio nel senso che gli assomigliamo, che gli dovremmo assomigliare. Ecco, qui chiaramente ti viene piano piano illustrato come si arriva a questa grandissima meta, a questo grandissimo obiettivo. E questa meditazione di oggi è veramente qualcosa di straordinario. E, ecco, quindi, consumare la vita in Gesù è una cosa che devo scegliere di fare. Ripeto, non siamo sempre consapevoli, no? Ecco, quindi perché l'impegno dell'attenzione non devo pensare adesso a queste cose, vanno sempre vissute, dico sempre con calma, no? Cioè, non mi può venire l'angoscia che comincio a pensare che sto, come dire, in ansia a passare in rassegna tutti i pensieri che mi vengono. Ah, oh, mamma mia, questo non era di Gesù, ah, lo devo uccidere. Cioè, faccio questi esempi perché so che è opportuno farli, perché è meglio dire una parola in più per evitare un guaio, piuttosto che, perché c'è un modus, cioè, certo, io so questa cosa, questa è un'operazione da fare, allora con calma e piano piano comincerò a farmi attenti a tante cose, e con l'aiuto della grazia vedrai che il nostro Signore ti farà vedere, ti farà piano piano accorgere quali pensieri a Lui non piacciono. Certamente l'indagine dei nostri pensieri, l'esame dei nostri pensieri è fondamentale per la vita nella divina volontà, che è tutto interiore. Sono pochissime le anime già su questo punto, io questo lo so per certo, lo dico da sacerdote, conosco un pochino di anime, un bel po' di anime, cioè che vivono davanti a Dio nella consapevolezza. Ma non nella consapevolezza, come se fossero terrorizzati, come se fosse, avete visto le frasi che un tempo stavano scritte sui portoni delle celle dei monasteri: Dio ti vede, dice, allora, mamma mia, Dio mi vede, allora chi lo sa che mi danno a nasconde, cioè come se fosse un incubo, capito? Uno che sta pronto col fucile puntato.
Non è questo il senso di quella frase, d'accordo? Però Dio ti vede, sì, certo che ti vede, li vede i pensieri, conosce tutto, anche i nostri pensieri, ma non lo devi pensare questo come una cosa brutta, cioè lo devi pensare come uno che ti ama e che sta a vedere se i tuoi pensieri corrispondono al suo amore e se tu ti apri alla sua grazia, se tu ascolti la sua voce, se tu ricambi il suo amore, se ti fai qualche giro, capito? Se rinunci a un pensiero brutto per amore suo, ma poi per amore suo, in fondo è per amore tuo, perché se fai un pensiero brutto, chi sta male sei tu, anzitutto, non principalmente il nostro Signore, no? Quindi avere questa profonda interiorità, questa percezione che stiamo sotto gli occhi di Dio e non vedere questa cosa come sotto gli occhi di Dio, che succede? Si segna tutto quello che faccio di male, poi mi fulminerà. Cioè, non è questo il modo buono, ma se tu pensi questo, d'accordo? Se a te per esempio il pensiero che Dio ti vede provoca queste reazioni, ma chiediti che c'è nel tuo cuore, chiediti com'è la tua fede, chiediti cosa pensi veramente. Perché un'idea di questo genere è un'idea balorda, falsa di Dio. Tu proietti su Dio la tua non accettazione di te stesso, il tuo non c'è, cioè, ci sono un groviglio di situazioni. Io penso che gli scritti sulla Divina Volontà, la vita della Divina Volontà, potrebbero essere, no, potrebbero, sono, ecco, bisogna vedere se poi le creature lo mandano a fine, anche un ottimo stimolo per entrare dentro noi stessi, per vedere quello che c'è nel nostro cuore. Prima abbiamo parlato di Israele nel deserto della terra promessa, no? Interessantissimo quello che si legge nella Bibbia. Dice, perché ti ho portato per 40 anni nel 40 anni nel deserto? Per arrivare dall'Egitto alla terra promessa, anche a piedi, ma ci potevano volere 2-3 mesi, ma sono pure troppi, anche se erano 600.000 gli ebrei. E com'è che sono stati là dentro 40 anni? Dice Yahweh, io ti ho portato nel deserto, libro del Deuteronomio, perché tu potessi vedere quello che c'è nel tuo cuore e se avresti servito Dio sì o no. Un passaggio fondamentale per vivere in questo mondo è che tu ti devi chiedere quello che c'è nel tuo cuore, cosa c'è nel tuo cuore, cosa c'è nel tuo cuore, che pensieri ci stanno, che complessi ci stanno, che ferite ci stanno, che problematiche ci stanno, quali sono le tue reali intenzioni, quali sono i tuoi idoli, quali sono i tuoi affetti profondi, se no che te vivi nella Divina Volontà, è tutto finto, eh. Se non si affrontano questi nodi, è tutto finto. Tutto quello che ci siamo detto oggi. Ma che c'era nel cuore di Maria? Cuore immacolato, noi lo. Che c'è? C'era Gesù e basta. Ma che significa? Che non amava San Giuseppe? Come non amava San Giuseppe, Maria? Tantissimo. Ma l'amore di San Giuseppe non era un problema, d'accordo? Non c'era nessun tipo di attaccamento, non c'era nessun tipo di affettività malata, non c'era niente, non c'era nessuna ricerca di gratificazione, ma la Madonna non dipendeva dall'amore di San Giuseppe. Anche se lo accoglieva, ne godeva come di una cosa bellissima, lo viveva in maniera fondamentale, no? Io ci provo ogni tanto durante le meditazioni perché le applico a me e comprendo da sacerdote quanto sarebbe importante che fossero applicate anche al prossimo. Capite? Se no tutto questo, se ti viene un pensiero tanto balordo, sì, intanto lo distruggi e sostituisci il divino, ma se ti vengono tanti, se tu campi di pensieri balordi, dalla mattina alla sera, allora bisogna chiedere, ma cosa c'è, qual è la fonte che alimenta tutto quanto questo che c'è dentro il mio cuore, punto interrogativo, questo te lo devi chiedere, questo qui. Ecco, quindi oggi ci si è aperto lo squarcio su una vita bellissima, meravigliosa, no? Anche su, cioè, stupenda. Ecco, però a questo ci si arriva, certo, ci si arriva se si prendono molto sul serio e in senso ampio gli insegnamenti e le sollecitazioni che Gesù ci dà attraverso questi splendidi scritti.
Bene, Santa Vergine Maria, ti ringraziamo come sempre di averci giustamente sostenuto, aiutato, e oggi anche abbiamo visto la splendida esemplarità della tua vita con Gesù, della tua vita di fusione con Gesù, della tua vita proprio di immedesimazione reciproca, di compenetrazione reciproca. Gesù usa il termine di bilocazione perpetua, insomma, reciproca. Nessuno di noi pensi, ecco, come Gesù ci ha detto, che questo dice sì, vabbè, questo riguarda la Madonna, è un ideale troppo alto. Ecco, certamente noi siamo perfettamente consapevoli che nessuno può, neanche lontanamente, ecco, adeguarti o meno che mai eguagliarti. Però, ecco, Gesù ha detto: chiunque fa la volontà di Dio, per me fratello, sorella e madre. E tu questo lo sai molto bene. Aiutaci, ecco, soprattutto a prendere sul serio questi scritti e ad operare bene con il tuo aiuto nelle nostre anime, perché possano diventare realtà nella nostra vita. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.